Ciao, Papi. Ti diamo una notizia non tanto buona e una decisamente cattiva. Ermi è morto 4 giorni fa. Sì, e adesso quella cattiva. Siamo incinti. Cioè, lei? Beh, di lui. Lo spero bene. Gemma, mi sta avvelando una pipa. Che fesseria, e per che cosa? Aumenterò il mio peso attuale di un terzo e probabilmente non dimagrirò mai più. Dentro di me nel frattempo crescerà qualcosa di grande, grande, davvero enorme, come una palla da basket che andrà spinta attraverso un'apertura che decisamente non allarga quanto un canestro e... anzi, è ancora peggio! E se io avessi un aborto? Oh, cacchio, ora ho un vero attacco di panico! Non devi affrontare tutto da sola. Ok, l'uscita stretta è preoccupante, ma tutto il resto lo affronteremo insieme, qualunque cosa succeda. Davvero toccante. Peccato che andrete incontro ad una morte orrenda quando direte a Doris e Metin che stanno per diventare nonni. Buona fortuna. Andiamo da loro e diciamo: ehi famiglia, grandi notizie, avremo un bel bambino, eh? Allora io annuncio le grandi notizie e tu l'arrivo del bambino. Sì. Salve famiglia! Qualcuno gliel'ha già detto? Detto cosa? Il nonno ci ha lasciato un video di addio, lo abbiamo trovato solo adesso. Ciao, brutte canaglie. Se state vedendo questa videocassetta, vuol dire che sono morto. Calmi, non voglio vedere lacrime, adesso parla il nonno. Ho qualche cosa da dirvi. Era il nazista più figo che conoscessi. Prima di tutto, non c'è ragione di essere tristi quando una vita giunge al termine. Dipende solo da che cosa si è raggiunto durante la vita. Io che cosa ho raggiunto? Il mio matrimonio è fallito. La fabbrica di bottoni è fallita anche quella. Ma ho avuto 2 figlie stupende, i miei veri gioielli. Una di loro ha più seno, l'altra ha più cervello. Sono estremamente orgoglioso di loro. Vi voglio bene, bambine mie. E ora veniamo alla sepoltura. Non voglio finire dentro un'urna e impolverarmi in qualche angolo. Sappiamo tutti che Doris non tiene la casa molto pulita. E per questo voglio che le mie ceneri vengano trasformate in un bel diamante. E questo diamante deve essere la prima pietra per il mio nipotino, che nascerà fra meno di 9 mesi. Il figlio di Lena è Chen. Che nonnetto burlone! Ich glaub noch immer daran. Ich bin überzeugt davon, dass alles richtig war, dass alles stimmt. Und wenn es jetzt beginnt, ganz plötzlich ernst zu werden, plötzlich anders zu sein und die ganzen Beschwerden. Und wir sind ganz allein gegen den Rest. Potete anche trasformare le ceneri di vostro padre in un elegante gioiello. In un formato da 15 a 20 carati e verrebbe... È incredibilmente triste. È come con le ispezioni fiscali. Si pensa che succeda solo ai vicini e invece... all'improvviso tocca a te. Nella nostra società la morte viene spesso rimossa, anche se è parte della nostra quotidianità. Non piange per il padre. Si lagna perché sono incinta. Lei ha appena compiuto 20 anni. Bene. Sì, quindi se questo non è proprio il momento adatto, io posso tornare un'altra volta. Comunque, la perdita di una persona cara, o come si deve dire nel vostro caso... Del padre. Sì, e spesso si lascia dietro un grande vuoto. No, resti qui. Che cosa... stava dicendo della pietra? Sì, dunque. Venti, trenta. Trenta,
33. 33 euro di ricompensa per aver trovato quasi 1 milione di marchi rubati. Sono 33 euro e 40 centesimi. Ora non fare l'ingrato e ferma la ricevuta. A proposito del bambino, che cosa avete pensato? Mi cercherò un lavoro. E che tipo di lavoro vuoi senza maturità e senza istruzione? Vuoi fare lo scaricatore di porto? Oh, Jem, non ti prenderà nessuno! Jem, il capo della polizia, alzati! Sì, lo so, Bob. Che cosa c'è? Volevo dire, è successo qualcosa? Se è successo qualcosa, lui mi chiede. Che grande umorismo, grande questo umorismo turco. Suo figlio ha trovato una delle più grosse refurtive in marchi della storia. E di questo vorrei parlare con lei, a quattro occhi. Continuerà a pulire più tardi, giovanotto. Ecco, questo è mio figlio. Sì! Sì! Allora? Hai già pensato al lavoro che ti piacerebbe fare, giovanotto? Le polizie non mi interessano. E perché non provi alla scuola di polizia? I geni evidentemente ci sono. Ecco, c'è ma un grande problema con la maturità e con la sua fedina penale. No, con la sua fedina penale, con la sua fedina penale. Le dirò una cosa. Mio figlio ha usato il garage per coltivare un po' di... Lei capisce cosa intendo? Oh. Il ragazzo ha recuperato i soldi in una rapina. E ciò dimostra che lui ha la volontà di diventare un uomo di legge. E dove c'è la volontà, senza alcun dubbio, c'è anche la password per entrare nel computer. Sì, sì, è davvero interessante. Ma perché qui hai messo tutte queste tasche? Questa è Reality Streetwear, signora Rosenstein. Lo spray per l'autodifesa, per esempio, deve essere a portata di mano per le ragazze. E se uno straniero di notte passa per Brandeburgo, dovrà portare un coltello, no? Brandeburgo, la porta dove ho dato il mio primo bacio. Quindi... Che cosa ne dice? Lei li venderebbe? Perché non chiama suo figlio? Ah, mio figlio non decide un bel niente. Finché sarò in grado di provvedere a me stessa, lui farà solamente quello che dico io. E lei metterebbe cose del genere nei suoi negozi? Questo è il problema. Da qui non si capisce. Sono solo pezzi di carta. Vuole gli occhiali, capisco. No, è che li hai disegnati proprio da schifo. Io dovrei vedere... un paio di prototipi. Vedere? Qualche cosa di cucito. Oh, ok. Conosce qualcuno che potrebbe cucirli? Ah, allora, ragazzo mio, è solo un capriccio il tuo o lo vuoi davvero? Sei sul serio? Sì, ha detto che farò l'esame di ammissione anche se la maturità non l'ho ancora fatta. No. Certo. Sono proprio felici. Visto, mamma? Certo, provvederà alla famiglia. Grandioso, cioè, ma me ne rallegro davvero. Coniglietto in privato. Scusate. I nostri figli avranno un figlio. Sì, lo so. E non vedo l'ora che sia qui. Presto... delle piccole dolci manine prenderanno le mie. E chi farà mangiare quelle manine? Ecco, niente contro tuo figlio, ma c'è mai più imbranato di me in cucina. Il che è tutto dire, lo dicevo metaforicamente. Diventerà poliziotto, vedrai. No, Metin, di questo non voglio discutere. Lena ha una sola chance di ottenere il praticantato e non farà la casalinga perché Cem porta a casa i soldi. E allora? Allora, tu sai bene che cosa significa avere la responsabilità di una famiglia. No, non ne so niente invece. Cem è pieno di idee assurde. Ieri falsificava vestiti, oggi vuole diventare poliziotto. Quando avrai bimbo inizierà con gli acquarelli, se andrà bene. Lo so, non è molto affidabile, ma si cresce grazie alle responsabilità. Metin, stanno per avere un figlio, un vero figlio, non un bambolotto.
Secondo te potrebbe mantenere la famiglia? Ci metteresti la mano sul fuoco? Se il fuoco non è molto grosso. Bene, in questo istante abbiamo preso una decisione in comune. Jem si occuperà della casa e tu continuerai il tirocinio. E se te lo daranno accetterai il praticantato, se no studierai. Scusa, Doris? Credo che tu abbia capito bene. Baba, vuoi dirle qualcosa? Sì, sì, sì. Doris ha già detto tutto. Lei crede... Noi? Noi crediamo che Elena possa mantenere la vostra famiglia meglio di te. Voi non potete imporci nulla. Non ve lo imponiamo, vi diamo solo un consiglio. E tu non venirmi a raccontare che vuoi seppellire la tua carriera dall'oggi al domani. Doris, io non ho neanche vinto il praticantato, non ho certezze, io... Elena, c'è una donna con degli occhiali assurdi. Yette? Yette, questa è la mia famiglia. Famiglia, lei è la mia capa. Avrei bisogno di parlarti a quattro occhi con urgenza. In una stanza qualunque che non odori di cibo. Perché non sei in ufficio? Proprio questa mattina ero sdraiata così. Ho preso l'accendino in mano, lo tenevo acceso qui sotto e non sentivo niente. Io volevo alzarmi, ma non mi potevo muovere. È chiaro? A me sembri un po' esaurita. Un po' esaurita. 7 segni. Sottotitolo. Non si adatta alla pagina, bisogna diminuire la risoluzione. Foto in 13x22, niente doppie pagine. Pubblicità anche lei, esaurita. E ora vendiamo inserti, la nuova serie di docufilm che va in DVD in copertina, Steffi Graf. Dov'è l'articolo principale? Fuori il contenuto, dentro il contenuto, niente più contenuti, capito? È tutto salvato! Mi fai un testo per caso? Sì, ogni secondo, ogni minuto, ogni attimo, la tua vita sarà così. Ah. Il mio aereo parte fra 2 ore. E dove vai? Tibet. Io sono fuori. Autoporter. E quando sarò arrivata lì, questo memo andrà all'editore. Non dimenticare. Correggere l'ortografia. Se vedo un solo errore, tu sei fottuta! Quindi chi guiderà la redazione? Chiameranno 4 persone. Rifiuteranno in 3, suppongo. L'unico che si presenterà fallirà. Nessuno saprà cosa fare e quindi sarà... il caos! Oh, cacchio. Nessuno tranne te. È la tua occasione. Forse sarà l'unica che avrai. Se il prossimo numero andrà bene, sarai assunta. In questo modo non sarai più sfruttata. I have to go. Mia figlia diventa caporedattore! Yette stava delirando. Non si diventa così caporedattori. Sì, forse farò una buona impressione, ma... Sam e io abbiamo deciso ma che noi... Ma questa è la tua occasione, no? Era questo che desideravi. Sì, ma che ne è di ciò che desideri tu? Io non ho sogni, non li ho mai avuti. Sì, entrare in polizia forse è una possibilità, ma a vedere come ti dai da fare, io... Sam, che cos'hai? Non dirmi che hai gli occhi lucidi. Perché... io non ho niente da offrirti, ok? Niente casa, niente auto, niente brillanti o gioielli. Ma se posso fare in modo che tu sia felice, allora io... Caporedattore batte scuola di polizia. Sceriffe! Sceriffe! Sono sicura che Dio è donna? Sì, e scommetto che non si rade mai le gambe. Io proprio non capisco perché Yette è venuta da te e non da me. Perché mi ritiene più adatta di te. Deve essere proprio sotto sopra. Perché non mi ritieni adatta?
Lena, io sono la rivista. Giovane e agguerrita, una ragazza che non si interessa ad altro se non di se stessa e di apparire. Questa sono io. Io sono l'in-between in persona. Tu che referenze hai per il lavoro? Già, Kat, ci dà il caso che io sia... incinta? No, brutto argomento. Ci dà il caso che io ora sia il tuo capo e non credo di dovermi giustificare con te, chiaro? Funziona. Passo l'aspirapolvere. Che figata! Vuole pulire. Non so che ci sia di divertente, ma pulisco anche i vetri, se proprio lo vuoi sapere. Prima riunione come nostro nuovo boss. Allora, forza! Falli pedalare! Buongiorno. Buongiorno. Wow. Essere il capo fa il suo effetto. Come avrete di certo già sentito, sostituisco Jette momentaneamente, quindi sarò anche responsabile del prossimo numero, sì. Spero che lavoreremo bene insieme. E adesso diamo un'occhiata alle proposte che abbiamo. Mi sembra già un buon lavoro. Sì, ecco, ora non so che cosa. Ci vuoi licenziare? Licenziare? No! E perché mai? Tu ti senti bene? Sembri stanco? Hai dormito a sufficienza in questi ultimi giorni? Da quando ho cominciato, quindi da 4 mesi, direi di no. Non avete dormito? Credo di avere già l'istinto materno. Ehi, tu sarai zia, io zio grande, no? Io sarò zia, ma tu non lo sarai. Non sei imparentato con Lena Ocem. Sì, ma se ci sposiamo diventerò zio. Chi ti dice che ti sposerò? Primo, se ricordo bene, di recente sei stato tu a dirmi che non sei ancora pronto per il matrimonio. E secondo, adesso mi sto concentrando sulla maturità, cosa che tu mi hai consigliato, o meglio, costretto a fare. Sì, ma solo... Costa, io cerco di costruirmi un futuro, cosa che non si può dire di te, purtroppo. Io farò il designer. Sì. Venderò la streetwear come 50 Cent. Ho già tutto in testa. Una visione. Una visione come quando hai aperto la birreria. Io ce la farò. Non voglio essere crudele, Costa, ma non credo che tu abbia la stoffa per disegnare abiti. E ora fammi un favore, ok? Non finire come Cem. Io non sarò mai così emancipata come voglio far credere. Ciao, ciao! Ehi, Costa! Ehi, capo uno! A capo uno hanno tagliato le palle, amico mio. A me non succederà. Io aprirò un atelier. Guarda un po', che cos'è questo? Il tesserino dell'SS. Mettilo nella scatola delle sue armi, seppelliamolo sotto una pianta, altrimenti ci denunceranno all'istante. No, è il tesserino del St. Pauli, la squadra di calcio. Quindi era anche un accanito tifoso, andiamo sempre peggio. Signora Schneider e signora Schneider, mi serve la macchina da cucire. Io non ce l'ho. Guarda da Nils in camera. Ah, quella cosa con cui cerchi di allargarti i vestiti. Chiudi la bocca. Sai, a me non serve. È tutto per ora, ok? E tu adesso te ne vai dritto a casa e ti metti subito a letto. Se domani ti senti bene, vieni, altrimenti ma prima... Colazione? Perché è il pasto più importante per stare in forma? È così, sei bravo, ok? Gente, prendetevi una giornata. Ecco, questa per il ritorno a casa. Ups, frutta, vitamine anche per te, ok? Grazie. Vieni, ok? Ciao! Cosa significa? Che cosa vuoi che ne sappia? È che a un certo punto li ho guardati in faccia. Erano così piccoli e teneri. Mi è
venuta una sensazione strana, sì, proprio qui. Lena, hai gli ormoni che ti annebbiano il cervello. Ascolta, non potremmo andare a lavorare altrove. Questa stanza mi mette un po' a disagio. E mi manca Cemmo tanto tanto. Ah, sei fantastico, amore caro. A casa è molto meglio, non trovi? Che cosa ne dici di questo qui come articolo d'apertura? Donne che mantengono l'uomo, che fesseria. Quale donna trova la felicità nel lavoro, su? Lena, so che il tuo dosaggio ormonale in questo istante non è affatto equilibrato, ma non potresti cercare di riprenderti? Sammy, porteresti un goccino di latte alla mammina? Grazie! Se lo vuoi sapere, Katy, sento un gran bisogno di appoggiarmi al mio uomo. Non ho nulla contro l'emancipazione, ma io non ne sento l'esigenza. Se ti sente tua madre, si impicca. Non fraintendermi, io non voglio ritornare al Medioevo, ma... Ogni tanto vuoi solo trovare un nido, è così chiaro. Esatto. Cemmy, la mammina ha i piedini tanto freddi. Dove eravamo? Ad appoggiarsi ad un uomo che ti porti i soldi a casa? Hai ragione. Che procaccia il denaro mentre la donna tiene in piedi un focolare bello ed accogliente e alleva i suoi figli, no? Sei davvero un genio? Sì, direi che è assurdo che Yagmur non si fidi di te. I modelli della mia grande collezione saranno pronti per domattina. Ma mia madre non vuole aiutarmi. Dice che sono un idiota. Nessuno crede in me. Beh, se pensi che possiamo farlo noi per te, ti sbagli. Io non cucio per principio. No, signora Schneider, tanto nessuno crede in me. Ah, ma io credo in me. Ok, ora se non vi dispiace, vorrei stare solo. La lezione di matematica lo avevo sottovalutato. Non è che adesso mi partorisci sulla schiena, vero? E comunque ho la canottiera pulita. Non ti angosciare, tutto ok. A parte il fatto che non ho perfezionato il titolo, ma... comincio a credere che Yette fosse sottovalutata. È davvero un sacco di lavoro. Mi sembra che abbiamo scritto solo schifezze. Consigli per la carriera, stupide linee di moda, bla bla bla. Ci sono sempre le stesse cose, per cui... Sam? Eccomi qui, la mamma è venuta di corsa per assistere alla festa di compleanno. Forza di mamma! Wow! Cosa fai? Sto cercando di fare dire mamma a nostra figlia. Sì, ma la nostra figlia è quella là. Oh, sì! Da quando porta gli occhiali? Vedi a far carriera? Che cosa succede? Niente, ho avuto un incubo. Torna a dormire. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. È questo che voglio.